Chiaramente dovremo fare qualche esercizietto a tal fine. Intanto, allora, la connessione va molto lenta? Mi vedete? Oppure andiamo lenti? Fatemi vedere. Intanto mi perdo l'audio di Giordano, però non so se... Ok. Pure io ogni tanto perdo lui, esattamente. Va bene, aspettate, chiudo un attimo la porta. Allora, vorrei farvi vedere prima di tutto alcune cose sulla tecnica. Poi dopodiché vedremo qualcosa sulla partitura. Dunque, apriamo il nostro Cubase. Allora, Giordano, mi sa che stamattina c'è qualche problema di connessione. Giordano, facciamo così, guarda. Per migliorare puoi anche togliere il video, magari migliora senza il video della telecamera. Allora, aspetta, che glielo dico. Elisa, te invece tutto bene? Vedi bene? Tutto bene. Sì. Ok, perfetto. Lui non risponde, lui non lo so, lui ha... Esatto, no, ha problemi di internet. Vedo. Vediamo un attimo se così gli va meglio. Va un po' meglio così? Vabbè, andiamo avanti. Comunque registriamo il video, quindi alla peggio. Sì. Alla peggio, ok. Adesso ti vedo meglio, Giordano. Non so se mi senti. Sì. Ok, meno male. Dicevo, quando vedi che ti va a scatti, togli anche il video della camera che migliora la prestazione, ok? Va bene. Ok. Allora, noi abbiamo... una serie di situazioni da dover vedere. Prima di tutto, le situazioni più complicate. La situazione più complicata prevede che io potrei avere all'interno di una partitura, potrei avere più strumenti identici, tipo due flauti, tre flauti, due tromboni, eccetera, eccetera. Quando ci si trova in queste situazioni, i tromboni, i flauti e tutto quanto, nella partitura esistono delle regole per la scrittura e le regole prevedono che io uso appunto un rigo musicale per due strumenti. Quindi questo vuol dire che se io ho, per esempio, tre flauti, come li segno in partitura? Con un doppio rigo, di cui il flauto 1 e 2 sul rigo superiore e il flauto 3 sul rigo inferiore, va bene? Di solito queste accoppiate valgono anche per certe tipologie di strumenti. Per esempio, quando uno va a scrivere i tromboni e la tuba, normalmente lo mette sul doppio rigo. Perché? Perché va a mettere il trombone 1 e 2 sul rigo superiore, il trombone basso e la tuba sul rigo inferiore, va bene? Sono proprio delle regole. Queste regole ci potrebbero complicare un pelino la vita nel momento in cui noi andiamo a progettarle sulle tracce MIDI del sequencer, perché se noi dobbiamo tenere conto anche di una partitura da dover fare, che poi va
inviata un Sibelius, un Dorico, un finale per l'impaginazione, io devo scrivere prevedendo poi che cosa andrò a inviare al software notazionale. Quindi, onde evitare di fare un doppio lavoro, ovvero se io ho due flauti, scrivere il flauto 1 su un rigo, il flauto 2 su un altro rigo, perché se io scrivo così posso gestirlo meglio in programmazione, però a livello di partitura poi devo fare in modo che le due parti si fondono insieme, perché devo inviare questo praticamente al software notazionale. Allora, in tal caso, sarebbe meglio scrivere tutto quanto in un unico rigo, va bene? Quando io scrivo tutto in un unico rigo, mi ritrovo in questa situazione qua. Allora, aggiungiamo una traccia MIDI. Facciamo conto che la traccia MIDI la chiamiamo due flauti, va bene? Ok, questa è la traccia MIDI con i due flauti. E questa traccia MIDI la associo, per esempio, a che cosa? A una libreria di due flauti. Quindi una libreria di due flauti, qui nasce il problema numero due. Che cosa fare per poter gestire due flauti? Il sistema ideale sarebbe quello di andare a prendere una libreria che mi dà sia le articolazioni del flauto 1, sia delle articolazioni di un ipotetico flauto 2, va bene? Quindi sostanzialmente mi servirebbero proprio due strumenti separati. E qui nasce un problema, perché non tutte le librerie ti danno il doppio strumento, perché potrei anche usare uno strumento solo, però avendo lo stesso timbro, questo potrebbe creare qualche piccolo problemino di percezione, perché è come se lo stesso flauto, lo stesso flautista doppiasse la parte due volte, mentre quello che è importante è avere due flauti separati. Dunque, non sono molte le librerie che hanno i due flauti. Sicuramente la libreria migliore che c'è in questo momento sui due flauti, con gli strumenti multipli, è quella di Orchestral Tools, e sono i cosiddetti Berlin Woodwinds. Se io vado a cercare i Berlin Woodwinds, eccoli, dunque, Orchestral Tools, eccoli qua. Allora, questa qui, loro hanno fatto qualche tempo fa un aggiornamento, si chiama Berlin Woodwinds Revive, quindi noi abbiamo la possibilità di vedere nei Berlin Woodwinds, vediamo qui gli strumenti, vedete c'è un piccolo, un flauto 1, un flauto 2, addirittura un flauto 3, un flauto contralto, un oboe 1, un oboe 2, un corno inglese, due clarinetti e due fagotti. Ovviamente questa è la base dei Berlin Woodwinds, dopodiché loro hanno delle espansioni per aggiungere altri strumenti, per esempio quali sono gli strumenti che mancano. Il controfagotto sicuramente che manca, dopodiché ci manca il clarinetto basso e poi un'altra serie di strumenti che fanno da contorno, quale ad esempio il flauto basso, poi potrei avere il clarinetto in mi bemolle, eccetera, eccetera. Quindi anche l'oboe basso. Quindi in questo caso la Berlin produce delle espansioni. Queste espansioni, adesso le andiamo a vedere qua sotto, eccole qua, sono additional instrument, queste, che praticamente, andiamo a vedere gli strumenti, vedete, aggiunge il clarinetto in mi bemolle, il basso clarinetto e il controfagotto. Questi sono i tre strumenti principali. Inoltre loro poi hanno ancora un'altra espansione che si chiamano sono i solisti.
ci sono isolisti 1 e isolisti 2, dopodiché ci sono anche gli effetti dei woodwinds. Gli isolisti sono molto interessanti perché vengono campionati in maniera diversa rispetto agli strumenti principali. Gli strumenti solistici hanno una caratteristica, decisamente meno articolazioni, ma sono articolazioni più cantabili, ovvero più adatte a fare un tema, a sviluppare una melodia, visto che il solista principalmente fa questo. L'unico difetto che ha i Berlin è il costo. In effetti le loro librerie costano parecchio. Quindi normalmente quando uno è interessato aspetta delle promozioni. Non ne fanno tantissime. Questo Black Friday hanno fatto uno sconto del 50% su tutti i loro prodotti della serie Berlin. Quindi per esempio i woodwinds invece di pagarli 6,49 più IVA, uno andava a pagare 325, quindi era un buon momento per prendere le loro librerie. Ma a queste, per esempio, ultimamente sono arrivati dei prodotti molto interessanti, per esempio la Aaron's Venture, questa società, fa una libreria che si chiama Infinite Woodwinds, questa. Questa libreria è molto vantaggiosa perché ha un costo decisamente più basso rispetto a quello della Berlin. In più loro hanno uno sconto educational, in realtà ce l'ha anche la Berlin, ti tolgono un 25%, mentre lo sconto educational della Aaron è del 30%. Ora, l'Aaron ha un tipo di filosofia molto interessante, che è quella di dirti: se tu mi hai comprato il prodotto Infinitive Woodwinds, loro praticamente in questo momento hanno solo due prodotti, Infinitive Brass e Infinitive Woodwinds. Gli Infinitive Woodwinds sono stati rilasciati nella versione 2.0 recentemente e tutti coloro che avevano la versione 1.0 hanno avuto la libreria gratuitamente, l'aggiornamento. Questa è la loro filosofia. La cosa interessante è che loro hanno nella libreria compresi 29 strumenti, 29 woodwinds, ovvero ti danno tre flauti, un flauto piccolo, un contralto, un basso flauto, poi tre oboi, un corno inglese e basso oboe, tre clarinetti, il clarinetto in mi bemolle, il basso clarinetto, il contrabbasso clarinetto, poi ci sono tre fagotti e un controfagotto, e in più ti danno i sax, due sax soprano, due alto, due tenore, due baritono. Totale 29 strumenti al prezzo di $349. La cosa che lascia abbastanza meravigliati è che questa libreria così grossa pesa poco, pesa circa 9 GB sull'hard disk. Considerate che i Berlin Woodwinds, che ne hanno molti meno, pesano 149 GB. Allora uno dice: dove sta la fregatura? Perché se una libreria pesa così poco, vuol dire che vale poco rispetto a una libreria che pesa tanto. Non c'è una fregatura, è che loro adottano un sistema per le articolazioni che è un pochettino differente. Cioè loro sono stati bravissimi a ricavare alcune articolazioni da una sola, praticamente utilizzando degli script particolari. Questo permette di risparmiare tantissimo spazio. Andiamo a sentire una piccola demo per capire. Magari tu dici: magari pesa poco, la qualità degli strumenti è bassa. Invece per il poco peso che hanno, la qualità degli strumenti non è male. Sentiamo questa demo.
Ok, sentito? Sono molto buoni come legne. Questa per esempio è una libreria molto interessante. Loro adesso stanno lavorando alla loro libreria di archi che si chiamerà Infinitive Strings. Quindi questa è una società molto molto interessante. E l'altra alternativa che uno ha è quella di andare sulla Vienna, sulle serie Vienna. Ora la Vienna nelle special edition, che è quella che userò io per fare questo esempio, dà la possibilità di avere due flauti, due oboi, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, è una soluzione ideale per il tipo di scrittura che stiamo per fare. Quindi, torniamo alla nostra... al nostro proposito. Io adesso creo praticamente un rigo musicale costituito da quattro battute. E ricordiamoci sempre che il connubio che c'è tra il rigo musicale e la traccia MIDI è che la traccia MIDI rappresenta lo strumento, la clip MIDI rappresenta la partitura, il rigo musicale. Tanto è vero che se io creo la traccia, la parte MIDI vuota, nel momento in cui entro nello score editor, ecco che vedo il mio rigo musicale. Sostanzialmente questo rigo musicale rispetta la grandezza della parte. E ovviamente la traccia si chiama Due Flauti e abbiamo qui il nome Due Flauti. Ora, se io dovessi scrivere i due flauti appunto sullo stesso rigo, la regola notazionale vuole che i flauti, nel momento in cui suonano insieme, vengono notati su due voci differenti. Due voci differenti significa che un flauto ha l'orientamento dei gambi in un modo, quello delle note, e l'altro flauto ce l'ha in un altro. Mentre quando i flauti suonano all'unisono, si può utilizzare la regola classica con l'indicazione A2. A2 vuol dire che quei flauti stanno suonando praticamente la stessa identica nota, va bene? Ora, il discorso è questo. Come faccio praticamente a impostare le due voci sul rigo musicale? Chiaramente dentro un Cubase bisogna andare nello score setting, nella finestra che appare. Questa finestra è divisa in progetto, layout, staff e text. Qui si tratta di staff. Io nel main gli dico, guarda, questo è il flauto 1,2, quindi perché questo è il modo giusto di indicarli, flauto 1, flauto 11, flauto 1,2. Poi vado a indicare la mia tonalità, facciamo conto che stiamo in do minore, quindi tre bemolli, il flauto non è uno strumento traspositore, quindi io faccio applica. Ecco che adesso noi abbiamo l'indicazione in partitura di flauto 1 e 2, quindi tre bemolli. Dopodiché, per aggiungere la seconda voce, devo andare in polyphonic, e se io lascio qui single vuol dire che la voce è una. Quindi quando io scrivo i due flauti,
vengono, tutti e due hanno lo stesso gambo della nota, mentre se io gli dico polyphonic, ecco, di default posso scegliere quante voci dare a questo strumento. Ora, il concetto è il seguente, tutti i sequencer, tutti i software notazionali consentono di mettere su ogni rigo fisicamente quattro voci, che sono numerate dall'1 al 4. Cubase dà la possibilità su uno strumento, quindi non su un rigo, di dare fino a 8 voci. Però nel momento in cui io devo dare 8 voci su uno strumento, ovviamente un rigo solo non mi basta. Ecco che Cubase aggiunge il secondo rigo, che qui graficamente lo indica con chiave di violino e chiave di basso, quindi il secondo rigo lo indica con la chiave di basso, però attenzione che non è detto che il secondo rigo debba essere in chiave di basso, così come non è detto che il primo rigo debba essere in chiave di basso. Per esempio, io potrei avere un chiave di violino e chiave di violino, oppure chiave di basso e chiave di basso. Questo è solamente un aspetto grafico di rappresentazione. Però nel caso dei nostri flauti, noi abbiamo bisogno solo di due voci, quindi per esempio la voce 5-6 non ci interessa, per cui noi la cliccandoci sopra la disabilitiamo, quindi in questo momento ci interessa solo la voce 1 e la voce 2, dove quando io vado qui in voce 1, se lascio solamente la voce 1, lo stem, che è il gambo, viene aggiunto sulla base quando c'è scritto auto, qui vuol dire sulla base della regola, ovvero se la nota sta su un'altezza compresa dalla terza linea in su, il gambo viene abbassato, viene indicato verso il basso, mentre se la nota si trova dalla 3 in giù, il gambo è verso l'alto. Questo vale per le note singole, mentre per le note accoppiate, tipo due crome, due sedicesimi, eccetera, eccetera, e questo dipende, la regola del gambo su, gambo giù, dipende praticamente la media che esiste tra le due altezze, poi lo vedremo. Altra cosa importante, se io dico che il mio pentagramma è la voce 1 e la voce 2, l'unico modo che ho per distinguerle è di assegnarle a un canale diverso MIDI. Pertanto la voce 1 viene assegnata al canale MIDI 1, la voce 2 viene assegnata al canale MIDI 2. Questo vuol dire che questo tipo di accorgimento lo devo ottenere nel momento in cui vado a scrivere. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere un problema se sto utilizzando delle articolazioni che si basano sui canali MIDI, perché io ho l'obbligo di usare l'1 e il 2 sulla scrittura delle voci e magari mi ritrovo articolazioni che stanno sul canale 3 o articolazioni che stanno sul canale 5. Quindi questo potrebbe essere un problema che fortunatamente dentro Cubase si può risolvere in maniera brillante utilizzando una expression map. Comunque sia, nel momento in cui io decido di avere questo tipo di scrittura, vado a fare apply e quindi in questo modo qui nel rigo musicale, questa è la barra degli strumenti sul rigo musicale, mi ritrovo qui l'indicazione delle voci. Ora la voce 3 e 4 è disabilitata, perché io sul rigo questo potrei avere voci 1, 2, 3 e 4, ma ho solamente attiva la voce 1 e 2, e quindi qui vedo che la 1 si può selezionare, vedete la 2 si può selezionare, quando io devo scrivere posso selezionare la voce che desidero, mentre la 3 e la 4 non sono selezionabili. Detto questo, io posso chiudere e posso andare fisicamente a scrivere. Ora, nel modo in cui uno conosce la scrittura che è possibile fare su un editor MIDI, ricordiamoci che l'editor notazionale altro non è che un editor MIDI. Pertanto, io quando mi trovo praticamente qui sull'editor MIDI, facciamo in questo modo, così almeno mettiamo i due editor vicini, questo è il primo, eccolo qua, questo è il secondo. Gli editor MIDI non sono altro appunto che
il modo per vedere lo stesso evento graficamente in maniera diversa. Perché quando io vado a scrivere una nota su un editor MIDI, questa nota appare ovviamente anche sull'altro editor MIDI. Quindi chiaramente questo è il modo in cui vedrei le note scritte su un rullo che scorre di una pianola, quindi un pianoforte meccanico azionato manualmente. Questo invece è la stessa partitura vista su uno spartito fisicamente, d'accordo? Quindi quando io devo andare a scrivere questa parte, mi trovo che se voglio scrivere per il flauto 1, devo utilizzare il canale MIDI numero 1. Pertanto vado, prendo per esempio la mia matita, vado a inserire la mia griglia, questi sono ottavi, facciamo conto, questo è in Do minore. Se io volessi scrivere il primo ottavo, per esempio, oppure qui un quarto, o addirittura una semibreve, potrei, facciamo conto una minima, potrei iniziare in questo modo. Ecco, qui abbiamo inserito una nota che il Cubase mi nota con un gambo in giù, e noi abbiamo detto, ma come, è la voce numero uno, perché questo è il canale MIDI numero uno, lo leggo da qui, canale MIDI numero uno, dovrei avere il gambo verso l'alto. Questo è vero fin tanto che ci sono le due voci contemporaneamente, ma quando c'è solamente la voce 1, il gambo della nota segue la regola generale, va bene? Quindi essendo una nota che si trova sopra la terza linea, il Si, ha il gambo rivolto verso il basso. Quindi io, per esempio, potrei mettere una cosa scritta così. Ok, qui abbiamo il Mi bemolle. Qui metto, per esempio, un Sol. Metto un La, un Si bemolle. E poi se io adesso qui volessi fare degli staccati, potrei mettere tranquillamente questo staccato. Facciamo conto che voglio fare degli ottavi. Ecco qui che faccio. Ok, e qui metto la nota lunga. Così. Va bene? Allora, questa è la mia scrittura e questo sarebbe il mio primo flauto. Ora facciamo conto che a un certo punto arriva il secondo flauto. Il secondo flauto, diciamo che parte da questa nota qui. Quindi io dovrei dirgli, ok, questo è il mio secondo flauto. Per esempio, potrei dirgli, facciamo qui un Re. Ecco, allora vedete, finché io lo scrivo così, questo chiaramente è scritto in canale MIDI 1. Quindi essendo scritto in canale MIDI 1, si va a sovrapporre alle note del canale MIDI 1. E io invece gli devo dire, guarda, questo è il canale MIDI 2, essendo il secondo flauto. Quindi se io qua gli cambio il canale, invece di 1 metto 2, vedete che adesso i gambi della voce 1 vanno tutti verso l'alto perché è comparso la nota sul canale 2, mentre questa nota sul canale 2 si divide da questa, ha il gambo rivolto verso l'alto, verso praticamente il basso, e questa è una linea che è completamente separata da questa. Sono due linee indipendenti su due canali. Il canale MIDI 2 ha un altro colore rispetto al canale MIDI 1. E io posso impostare il colore dei due canali appunto selezionandoli da qui. Questa è la funzione, questa specie di tavolozza di colori è la funzione di Cubase per poter selezionare i canali diversi. Quindi io scrivo, clicco qua e gli dico invece di velocity fammi vedere il canale, va bene? Ora il punto è che se io continuo a scrivere, lui mi scriverà sempre in canale MIDI 1. Perché? Perché la traccia, due flauti, è associata al canale MIDI 1 in questo momento. Va bene? Se io gli dico invece, guarda, cambiamo canale, diventa il 2, adesso quello che succederà è che scrivendo, io scriverò sempre sul canale MIDI 2 adesso. Quindi questo mi evita
di andare a scrivere una nota, poi selezionarla e chiambagliargli il canale, perché scrivo già direttamente sul canale interessato. Quindi io posso prendere, per esempio, questa mia matita e posso, ad esempio, qui inserire un mi, lo tengo, ecco, in questo modo. Poi qui c'ho un do, quindi posso fare in unisono, per esempio posso fare, altrimenti faccio qui un fa. Ok, qui scendo sul re, qui scendo sul do, mantengo e poi chiudo con la nota lunga. Ecco, ho scritto una cosa così, va bene? Quindi io mi ritrovo che tecnicamente questo è il flauto 1, questo è ancora il flauto 1, questo è il flauto 2. Facciamo un'ipotesi, ovvero che queste note qui, questo do, un re e mi, sono sia primo flauto che secondo flauto. Ora, tecnicamente, vuol dire che io qui dovrei mettere un'indicazione. Questa indicazione, cioè come fa in partitura a capire che queste note devono essere suonate sia dal flauto 1 che dal flauto 2? Bisogna indicarlo, e per indicarlo noi dobbiamo scrivere, quindi per esempio qui c'è un testo, posso prendere, scrivere qui un testo dove ci metto A2. Questo testo A2 indica che devono suonare in unisono entrambi i due flauti, va bene? Mentre quando si trova in questa situazione, io tecnicamente dovrei cambiare scrittura, gli dovrei dire, guarda, dovrei dire in numero romano primo, virgola, due, ecco. Perché quando si indicano gli strumenti, quali devono suonare, si indicano coi numeri romani. Quindi in questo modo primo e due vuol dire che la nota più alta è assegnata al primo, la nota più bassa è assegnata al secondo. Quindi mentre qui stanno in unisono, qui si trovano a lavorare in divisi. Ora non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo, perché il flauto non è uno strumento polifonico, comunque un flauto non può fare il re e il sol contemporaneamente. Quindi per forza di cose qui i flauti devono essere due. Però per eleganza, anche notazionale, si scrive, d'accordo? Per dire qui sta in passaggio in unisono e qui si scrive. Ora attenzione che il concetto è, ma se io sto qui in unisono, quindi vuol dire queste note le dovrei continuare a doppiare col canale 2, perché abbiamo detto il canale 2 è la seconda voce, il canale 1 è la prima. Non c'è bisogno di fare questo, perché non è che il canale 1 indica, il canale 1 indica semplicemente voce 1, mentre il canale 2 indica semplicemente voce 2. Ma quando si trovano in unisono, si utilizza sempre la voce 1. Va bene? Non si mette sia la voce 1 che la voce 2, perché sennò poi le note si doppiano. Cioè, per capire, questa è la mia nota 2, va bene? Se io questa qui la vado a sommare, lo vedi? Esce fuori che c'è un gambo che va verso l'alto e un gambo che va verso il basso. D'accordo? Aspettate, lo vedete? Gambo verso l'alto, gambo verso il basso. In questo caso non ci sarebbe bisogno di dire A2, perché io lo vedo dai due gambi. Lo vedo che questo sistema è in unisono. E quindi dovrei fare la stessa cosa da quest'altra parte. Ma siccome questa necessità non c'è, tenendo questa indicazione basta indicargli con A2. Quindi non ho i doppi gambi, che in alcune situazioni potrebbero essere noiosi, tipo queste. Per cui io, se queste due fossero due crome, avrei il doppio gambo in alto e il doppio gambo in basso. E sarebbe una bella rottura di scatole, va bene? Allora, adesso che noi abbiamo questo sistema, dobbiamo capire come gestire questa partitura a livello di suoni e a livello di articolazioni.
Abbiamo due tipologie di articolazioni da seguire. Per esempio, qui abbiamo delle note lunghe, mentre qui abbiamo delle note corte, perché abbiamo detto che sono degli staccati. Ora, per completare la scrittura, io dovrei selezionare queste note qui e andare con il not symbol a utilizzare il simbolo di staccato. Ora, in Cubase 11, noi stiamo vedendo Cubase 11, c'è una novità nello score editor. Hanno inserito, oltre che la simbologia qui sulla sinistra, hanno inserito un altro tipo di simbologia qui sulla destra, dove, come si può vedere, c'è la possibilità sulle note segnate di andare a praticamente espandere. Adesso ancora non hanno messo un pulsantino per discorrimento, eccolo qua, vedete? Io posso qui sulla destra avere dei favoriti, delle articolazioni favorite che si possono aggiungere anche al... se ne possono aggiungere altre, tra cui c'è anche lo staccato. Quindi, avendo selezionato queste note, se io clicco qui sullo staccato, simbolo di staccato, lo staccato viene aggiunto automaticamente alle note selezionate. Cioè, questo modo, questo sistema è molto simile a quello che uno farebbe dentro un Sibelius o dentro un finale. Sostanzialmente seleziona le note e poi va a cliccare su questo simbolo, mentre questo non avviene se faccio da quest'altra parte, perché qui devo andare a cliccare il simbolo e poi devo andare a cliccare fisicamente qua sopra, mentre da quest'altra parte basta selezionare e premere questo simboletto qui, va bene? Ecco, allora, questo modo nostro di scrivere ci presenta davanti una situazione in cui ho due flauti ed ho praticamente anche due articolazioni differenti. Questo tipo di scrittura mi porta anche un altro vantaggio, appunto, che è quello che io posso prendere e trasferire questo modo di scrivere al mio software notazionale, perché magari è chiaro che in questo modo io ho una facilitazione nel momento in cui trasferirò il tutto a un software notazionale, va bene, tipo Sibelius, perché gli arriveranno già tutta una serie di simboli, di predisposizioni, per cui alla fine io non dovrò fare altro magari che fare l'estrazione delle parti e andare a impaginare in maniera più adeguata. Chiaramente, per poter trasferire la parte così come l'ho scritta al mio Sibelius, devo utilizzare un formato di scambio tra i software notazionale e il sequencer che prevede il riconoscimento anche dei testi. Quindi ci deve essere il simbolo A2, ci deve essere il simbolo 1,2 e ci devono essere i simboli di articolazione, quindi lo staccato sulle note musicali. Questo non è possibile se io mando la partitura in modalità MIDI file, ma risulta possibile se io utilizzo il Music XML. Ora, il Music XML è possibile solamente se è aperto uno score editor, perché essendo aperto uno score, se io vado nel menu file di Cubase e faccio export, vedete che io posso vedere sia il MIDI file che il Music XML, mentre se questo non è aperto, c'è solo il key editor o la finestra principale, se vado nel menu file e faccio export, vedete, mi dà il MIDI file ma non mi dà il Music XML. Quindi tecnicamente io devo aver aperto anche lo score per poter inviare. Attenzione che lo score di Cubase si presenta visivamente in due forme, una forma impaginata e una forma non impaginata. Di default questa non è una pagina, perché uno dice ma come stanno in alto questi qua? Quindi vuol dire che sta sui margini. No, questa qui è una forma non impaginata, ma se io vado nel menu score c'ho il mio page mode. Se io vedo il page mode, eccolo qui, che la mia partitura adesso ha i margini.
Quindi questo è esattamente quello che vedrei. Quindi quello che posso fare anche il fatto di prendere praticamente, vedete, questa parte, poterla stringere in modo tale da prendere questo nome e metterlo, per esempio, qua davanti. Vedete? Cioè si possono fare degli interventi di impaginazione, però diciamo che non è proprio il massimo. Cioè io posso stampare la partitura anche da qui, assolutamente. Però non è proprio il massimo come elemento. Allora è chiaro che quando io mi trovo in questa situazione e vado a vedere lo score, togliere il page mode, vedete che ritorno in una pagina, in una grafica che è comoda per la scrittura, ma non tiene assolutamente conto di margini, di distanziamento, eccetera, eccetera. Questo lo devo fare andando qui in page mode. Quando io vedo il page mode e creo un export in Music XML, l'export terrà conto esattamente di questa impaginazione, perché è questo quello che manderà al software notazionale. Tant'è vero che se io adesso faccio file, export, Music XML, lui mi dice, allora, come lo vuoi chiamare questa cosa? Allora, chiamiamo due flauti, va bene? E lui mi dice due flauti.xml, per cui lo andiamo a salvare. Adesso lo troveremo sicuramente qui. Due flauti XML, lo vedete? Se io apro questo file in una sorta di anteprima, ecco quello che succede. Succede che io all'interno del file c'è scritto questo. Questa qui è una traduzione in codice di quello che è scritto qua dentro, ovvero in questa traduzione in codice ci sono una serie di impostazioni. Per esempio, vedi, c'è scritto anche che il software è Cubase, è nella versione 11.0, poi la data è il 16 dicembre 2020, vedi? Poi c'è scritto identificazione, poi ci sono una serie di millimetri di impostazione, l'altezza di una pagina, la larghezza di un'altra pagina, i tipi di margini, va bene? Poi c'è scritto il nome, score part, il primo, c'è scritto part name, flauto 1 e 2, part abbreviazione FL 1,2, va bene? Il nome dello strumento, eccetera, 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 eccetera. Dopodiché, qui c'è scritto misura numero 1, la battuta numero 1. Attributi, c'è una divisione 480 diviso divisione. Questo che vuol dire? Questa è la metrica. La metrica divisione 480. 480 è il numero dei tick MIDI e in Cubase 480 tick sono le semi minime. Pertanto lui mi dice sono 4 quarti, perché lui dice divisione 480 diviso stessa divisione. Dopodiché, vedi, questa è la chiave, il tempo, scusa, la chiave è chiaramente l'indicazione della tonalità, la clef è la chiave e mi dice che è in sol, dopodiché il font relativamente alla scritta A2. E c'è la nota, vedi? La nota pitch, la prima nota, questo è un do, vedi? Step C dell'ottava 5. Perché l'ottava 5? Questa in realtà sarebbe l'ottava 4, perché il mio do è C3, questo è un do ed sarebbe un C4. Però nel Music XML il numero di indicazione delle ottave tiene conto della notazione scientifica. La notazione scientifica associa il C3, il do centrale, in realtà all'ottava 4, quindi per lui il do centrale è C4, mentre nella notazione quella musicale utilizzata in quasi tutti i software, il do centrale è il C3. Poi mi dice la durata, 960 tick. 960 tick perché se un quarto è 480, una minima sono appunto 960 tick. Poi mi dice anche la voce è assegnata alla voce 1, va bene?
lo stem, il gambo, si trova rivolto verso il basso, va bene? Dopodiché, vedi, la nota successiva è il re dell'ottava 5, la durata è 480 tic, infatti è un quarto, e eccetera, eccetera. Dopodiché c'è il mi. Come potete vedere, questa è la direzione, ok, poi c'è questa parola 1, 2 e si passa alla misura 2. Quindi è chiaro che non è agevole leggere la partitura così come è scritta qui. Cioè qui stiamo leggendo la stessa cosa che è scritto qui e la stessa cosa che è scritto qui, solo che questo è un codice che serve di interscambio grafico tra diversi software. Nessun pazzo penso che prenderebbe questo e andrebbe a suonare leggendo al volo quello che c'è scritto qua, no? Però tecnicamente lo potrebbe fare. Questo è semplicemente un modo per istruire un altro software a riprodurre esattamente la stessa cosa che va a vedere qui. Ci siamo? Questo significa che se io adesso apro un Dorico, per esempio, che è un software di notazione al pari di Sibelius, al pari di Finale, di MuseScore, eccetera, eccetera, io posso dirgli al software, in realtà, non di riscrivere la stessa cosa che ho scritto qui in Cubase, ma attraverso Music XML di riprodurre questo esempio musicale che è qui. Va bene? Adesso lo vediamo, eh? Abbiate pazienza. Eccolo qui. Allora, io posso... questo è un hub, così come c'è la Steinberg Hub di Cubase, c'è lo Steinberg Hub di Dorico. Io gli posso dire apri altro e qui nella scrivania vado a cercarmi, eccolo qua, dueflauti.xml. Lui dice apri alto, vuol dire che puoi aprire il file di Dorico, puoi aprire un file MIDI, un Music XML, un Music XML con questa estensione, un Music XML con quest'altra estensione. Questo è un Music XML compresso, un altro tipo di XML. Comunque noi abbiamo questo, facciamo apri. Quindi lui adesso, eccolo qua, mi apre la partitura, va bene? Questa partitura mi dice che mi apre anche i suoni per poterla effettivamente suonare, mi dice guarda il progetto è Due Flauti perché lui si è preso il nome del titolo dal nome della parte, va bene? E sostanzialmente è andato quasi tutto bene. Perché dov'è il quasi tutto bene? Perché la parte, diciamo che ci siamo, no? Vedete c'è Do, Re, Mi, qui si è preso le articolazioni giuste, no? E poi si è preso le note. Quel quasi è nel fatto che questo 1, 2, vedete? Se l'è preso in questo modo, qui, questa scritta. Quindi, e poi ci manca quest'altra scritta a 2. Quindi diciamo che ci sono degli elementi che non è andata proprio benissimo, va bene, nella traduzione. Adesso io chiudo qua, don't save, e apriamo la stessa cosa in Sibelius. Quindi apriamo il nostro Sibelius. Abbiate pazienza, ci vuole un po' per aprire i software su un computer del 2011.
sta inizializzando il sistema di playback. Questo a volte può richiedere un po' di tempo perché c'è aperto anche un sequencer. Quindi queste cose qui tra i due software, diciamo che non si guardano felicemente. Eh? È un po' come avere due re su uno stesso regno, sostanzialmente. Quindi stanno cercando di fare una prova di forza sul sistema del playback. Ok? Abbiamo un altro po' di pazienza, ma prima o poi, ecco, alla fine Sibelius, eccolo! Musichetta di Sibelius. Terribile. Allora, io qui vado a importare e io posso importare un file music XML. Quindi importo il file music XML, lui me lo dice qual è il file che vuoi importare. In scrivania c'è due flauti. Ok, apri. Ora lui mi chiede delle indicazioni che non mi ha chiesto Dorico. Per esempio mi chiede, vuoi usare la dimensione rigo della pagina dai file? Sì. Vuoi, consenti a Sibelius di selezionare gli strumenti? Sì, oppure gli posso dire no, li voglio selezionare io gli strumenti. Ok, allora vuoi usare i nomi di strumenti dal file Music XML? Sì, se io lascio questo così, tutto invariato, e do l'ok, vediamo che succede. Oh, questa è come Sibelius mi ha importato il Music XML. E qui vediamo una gradita sorpresa, che Sibelius l'ha tradotto meglio rispetto a Dorico, perché non solo ha mantenuto le mie note, ma ha inserito anche il testo in maniera corretta, vedi? Mi ha messo la 2, mi ha messo i simboli 1-2. Questo mi dice che Sibelius è un software migliore di Dorico nell'importazione di un file music XML, d'accordo? Quindi poi non mi devo preoccupare, cioè il vantaggio di aver fatto questa scrittura impostata così nel sequencer è che poi dopo nel software notazionale mi trovo a volte del lavoro già pronto, perché alla fin fine qui dovrò soltanto rimpaginare, eventualmente correggere piccoli, risistemare graficamente delle cose e fare l'estrazione delle parti. È un lavoro decisamente minore rispetto a dover scrivere liberamente nel sequencer, dover assemblare il tutto in modo tale che poi si vede nel software notazionale, aprire il software notazionale e rimpaginare tutto. Questo modo di scrivere già in maniera corretta nel sequencer facilita tantissimo la scrittura della partitura, d'accordo? E questa scrittura della partitura facilitata ci permette poi, soprattutto in ambito di musica applicata, di favorire il lavoro del copista. Che il lavoro del copista, quando vai a fare una partitura in session score, è un lavoro che è sempre a tempo non contato, contatissimo, perché di solito le partiture si fanno sicuramente come ultimo elemento e a volte i copisti hanno poco spazio temporale dal momento in cui ricevono il materiale e al momento in cui devono stamparlo, perché c'è l'orchestra in sala che è pronta a registrare. Io mi sono capitati di lavorare in alcuni film dove le parti, il mio compito era quello di realizzare le partiture, mi sono arrivati i progetti all'ultimo secondo e in più i progetti che mi sono arrivati non erano quantizzati, quindi era una cosa che non ci si capiva nulla e io ho dovuto chiedere a chi aveva fatto la programmazione virtuale e l'orchestrazione eccetera di farmi dare, visto che usava Cubase, di farmi dare i progetti con però l'export anche audio di ogni singola parte, perché chiaramente lui usava delle librerie che non avevo, quindi guardando il progetto non avrei capito nulla se non avevo un riscontro sonoro della parte, perché il tizio scriveva, che ne so, flauti, poi quando li doveva doppiare in orchestrazione leggevo sempre flauti, 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 e quindi non riuscivo a capire che cosa stava suonando lì.
praticamente, no? Non era ovviamente flauti, ma era un altro strumento, però io dicevo sempre flauti, 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 flauti. Quindi lì è stato un lavoro infernale e io sono arrivato che l'orchestra stava suonando, c'erano diversi giorni di registrazione, nel primo giorno, mentre l'orchestra suonava, io stavo sistemando partiture dei giorni dopo. Ovviamente è una condizione molto poco agevole per un copista lavorare in queste condizioni, perché deve lavorare di corsa, e quando tu lavori tanto di corsa ci sono dei particolari che ti possono sfuggire, potresti fare con facilità degli errori, che sono errori di distrazione o errori del fatto che non hai il tempo fisico di ricontrollare tutto il materiale che vai a scrivere. Quindi lì devi quantizzare, mandare a un software notazionale e poi sbrigarti a mettere tutti gli altri simboli che mancavano dall'altra parte, insomma un inferno, è stato veramente un inferno. Mentre se io già in scrittura seguo un metodo più ordinato, come appare qui, poi chiaramente il copista che riceve tutto il materiale si trova davanti una cosa del genere e ti ringrazierà tutta la vita, perché ovviamente lo metti in una condizione più agevole per lavorare, no? Ci siamo? E non solo, ma questo copista, se un domani dovesse lavorare in una situazione dove dall'altra parte dicono dobbiamo scegliere un compositore o qualcuno, lui dirà fermi, guardate, questo è uno bravo, è uno che lavora in un certo modo, quindi sarà un tuo sponsor anche. Io di certo non sponsorizzerò mai il tizio che mi ha portato quel lavoro infernale, perché chiaramente significa che se io dovessi in futuro fare un lavoro ancora con quel tizio, io direi no, già a priori, perché memore di quello che ho passato, sicuramente non vorrei ripassarlo una seconda volta, credo. Quindi questo è molto importante. Allora, domande fino a qui? Questo che abbiamo visto? Per me no, tutto chiaro. Ok, Giordano, sei sempre lì? Vediamo se adesso funziona un po' meglio. Ok. Mi vedete e sentite? Sì, vediamo e sentiamo. Okay, beh. Allora, per me è tutto chiaro. Ovviamente io sto provando già su Logic a fare le stesse cose, però beh, diciamo la maggior parte delle cose già ho visto, già sapevo che si potevano fare, già ho visto che si possono fare. Ok. Soltanto la questione della divisione delle voci, non so se... Cioè, si può sicuramente fare, ma non... Sì, si può fare anche... Guarda, si può fare anche in Logic. Lì ovviamente, io purtroppo lì non ti posso aiutare perché non uso Logic, però o lo trovi sul manuale, sulla parte dello score, cioè sicuramente, oppure, guarda, basta che su internet metti how to create two voice in editor score in Logic e sicuramente troverai, cioè quando cercate queste cose, cercatele sempre in inglese perché ovviamente il forum di Logic... c'è sicuramente anche qualcuno che avrà scritto degli articoli, ma la grande maggioranza trovate materiale in inglese perché il forum principale è americano e tutto quanto, d'accordo? Però l'importante è che passa. Dicevo, tutto il resto ho già provato a farlo e ci sta sul Logic, funziona, quindi tutto a posto. Ok, perfetto. Ovviamente lo sentite il suono del flauto? Ok, quindi vuol dire che tecnicamente quando io premo P, cioè premo il play, dentro... Ok, quindi lo sento anche quello che ho scritto. Cioè in Sibelius... Non mi devo preoccupare di andarmi a scegliere le articolazioni come invece ce l'ho sul sequencer, perché esiste questa procedura che hanno i software notazionali che si chiama SoundID, cioè sulla base di quello che lui legge va a caricarsi i suoni necessari in maniera automatica. Quindi vedi, io qui non gli ho dovuto dire guarda che qui c'è una nota lunga, mentre qui c'è una nota staccata. Senti? Questo lo prende lui in automatico, sulla base della scrittura, perché è un processo che si chiama SoundID. Questo processo prevede che se io vado in riproduci qua, c'è in riproduci un... Aspettate che allargo, se no non si vede.
Vediamo un po' in... Lo allargo qui, se no altrimenti... Eccolo qua. Allora. Dovrebbe essere qua, riproduci, però non lo vedo. Dove hanno messo? Dizionario sto cercando, eh. Di solito stava qua. Aspetta un po'. Dizionario. Allora, esisteva in Sibelius, questo perché è il Sibelius Ultimate, io uso sempre il 7, dove c'è la possibilità... Ah, ma questo ve lo dico io perché, questo è il Sibelius normale, non è l'Ultimate. Va bene, sì, c'ha ragione, allora, non c'è. Questo dizionario qui è un qualcosa che mi dice che quando metto uno staccato, lui automaticamente... mi mette praticamente il cambio suono che mi passa da uno strumento long a uno strumento corto. D'accordo? Questa cosa si chiama Sound ID. E questa cosa è un vantaggio rispetto al sequencer, dove se io faccio la stessa cosa nel sequencer, io lo devo dire però che lì c'è uno staccato. Cioè nel sequencer l'articolazione la devo programmare, mentre nel software non azionale l'articolazione è automatica. D'accordo? Allora, io sto per chiudere il software notazionale. Ci sono delle domande da fare prima che lo chiudo? Ok. Allora, chiudiamo Sibelius. Volete salvare? No. Grazie. Allora, anche questo due flauti lo buttiamo perché ci serviva solo come esempio. Torniamo qui, nel nostro Cubase. Ok, quindi noi adesso abbiamo scritto questa cosa e adesso la dobbiamo programmare nei suoni. Perché ovviamente se io in Cubase, ma anche in Logic e così, mando il play, questa cosa è assolutamente muta. Perché io ho solo scritto la parte, ma non ho scritto, non ho detto niente a proposito dei suoni. Allora, chiudo un attimo lo score. Apro la mia pagina principale e gli dico ok, io adesso a questa parte MIDI devo associare dei suoni. Allora, a differenza di Logic, in Cubase io posso creare una parte, una traccia MIDI, mentre in Cubase, in Logic creo una traccia instrument. La traccia MIDI in Cubase porta un vantaggio rispetto alla traccia instrument. Anche in Cubase è possibile creare appunto la traccia instrument, perché ce l'ho qua, instrument track. Sostanzialmente la traccia instrument porta dentro un virtual instrument, mentre la traccia MIDI è assolutamente libera. Quindi io posso qui in Cubase aggiungere dove c'è scritto rack, per esempio gli posso dire aggiungimi uno virtual instrument, per esempio un Vienna Instrument Pro, va bene? Quindi io clicco e lui mi dice vuoi creare una traccia MIDI assegnata al Virtual Instrument Pro? Gli dico no, perché io la traccia MIDI ce l'ho già. Quindi gli dico no. E a questo punto lui mi apre, questo è il lettore del Vienna Instrument Pro, e questo Vienna Instrument si chiama così, io questo lettore, facendo un doppio clic, gli dirò che sarà flauto o flauti, va bene? E lui mi crea anche qui due tracce, questa è per l'automazione di certi parametri, questo invece è i parametri del lettore, questa invece è l'uscita, out 1 e 2, quindi io gli dirò, guarda, questi sono i flauti, va bene? E adesso che cosa succede? Succede che questo traccia, gli dico di essere inviata al mio Vienna. Ora, io qui ho usato il canale MIDI 2 in uscita, quindi vuol dire che queste note, lui verranno inviate tutte sul canale MIDI 2, a prescindere che dentro c'è una cosa in MIDI 1 e dentro c'è una cosa in MIDI 2. Ora, il discorso è che il Vienna è un lettore che
riceve in maniera omni. Cioè vuol dire a lui non gli interessa che questo è il canale MIDI 1 o il canale MIDI 2, lui riceve queste note e le suona, indifferentemente dal canale, sulla base dei suoni che gli diciamo qua dentro, va bene? Quindi questo porta a un vantaggio, ovvero che io, scrivendo sui due canali differenziati, mantengo che cosa? Le due voci separate. E poi io qui dentro gli dovrò dire che ci sono due articolazioni per il flauto 1, due articolazioni per il flauto 2, e quindi dovranno suonare in maniera diversa, d'accordo? Quindi se io premo play, vedi che lui riceve queste informazioni, però chiaramente non sta suonando niente perché lui ancora non ha nulla. Ora, i lettori della Vienna sono due. Questo è il Vienna Instrument Pro e poi c'è un altro che si chiama Synchron Player. Il Synchron Player è leggermente diverso. Se io adesso qui ne metto il Synchron Player, eccolo qua. Adesso gli dico di non creare ovviamente la nostra partitura, cioè la traccia MIDI, è soltanto intanto per avere i due lettori in visualizzazione, va bene? Allora, abbiate un attimo pazienza, la rondella sta girando, eccolo qua. Vi ho detto di non creare la traccia MIDI. Questo è il Synchron Player. Ok? È un lettore un po' diverso rispetto a questo. È il lettore nuovo della Vienna. È organizzato in una maniera differente, ma molto interessante questo lettore per tante cose, perché in questo lettore c'è una parte legata al mix e puoi aggiungere degli effetti, c'è una parte legata agli inviluppi con l'editing, quindi è migliorate tante cose che qui non ci sono. Ma questo player non ha l'equivalente versione Pro, ed è quella che interessa a noi per poter realizzare questa partitura, ovvero la Vienna Pro, la versione Pro, ha la possibilità di gestire le voci. Cioè io posso scrivere una partitura con due voci diverse e posso dire che la voce 1 me la segue uno strumento, la voce 2 me la segue un altro. Cosa che non posso fare qui col player, perché non ha nulla di tutto questo. Infatti noi, tutti utenti della Vienna, gli abbiamo detto bello il Vienna Synchron Player, bellissimo queste cose, ma dove sta la gestione delle voci? E loro hanno detto ancora non l'abbiamo prevista. Probabilmente stiamo lavorando a una versione Pro del player dove la inseriremo. Perfetto, questo significa che quando ti trovi a dover gestire questo tipo di partitura e vuoi usare delle librerie della Vienna, questo non lo puoi usare. A meno che non dici che questa traccia è così per la partitura e poi ti crei altre due tracce per l'esecuzione, dove metti, fai una duplicazione, dove metti il flauto 1 che suona una parte e il flauto 2 che ne suona un'altra, d'accordo? Allora, togliamo per il momento il Synchron Player e rimaniamo su questo. Allora, che cosa mi serve? Mi servono due flauti. Mi serve un flauto sustain, un flauto staccato per il primo, e poi ancora un sustain e uno staccato anche per il secondo. Quindi complessivamente quante articolazioni mi servono? 4. Va bene? Adesso il discorso è questo. Se io torno a vedere lo score, vediamo le combinazioni di queste articolazioni, quali sono? Allora, sulla battuta 1, aspettate che tolgo la versione impaginata, così lo vediamo meglio. Eccolo qui. Allora. Eccolo qui, no? Si vede? Allora, sulla battuta 1, che cosa mi trovo qua? Che tipo di articolazione c'ho? Il sustain. Però c'ho un sustain a 2, cioè ho flauto 1 e flauto 2 che suonano in unisono. Va bene? Come faccio questa situazione di flauto 1 e flauto 2 che suonano in unisono?
Vuol dire che la stessa nota la deve suonare sia flauto 1 che il flauto 2. Allora che cosa succede? Il Vienna Instrument Pro domanda, io do per scontato che voi non lo conoscete questo strumento virtuale, ma se lo conoscete ditemelo, non c'è problema. Ok, allora il Vienna Instrument Pro come fa a ospitare i suoni, le varie articolazioni? Innanzitutto qui lui divide le articolazioni in preset, matrix e patch. Quando io lavoro sulla patch vuol dire che lavoro sulla singola articolazione, mentre quando lavoro su matrix lavoro sullo strumento con tutte le sue articolazioni, va bene? A me quello che interessa è avere qua la patch. Allora attenzione, perché il concetto è che quando io per esempio vedi seleziono flauto, vedi che c'ho flauto 1 e flauto 2, quindi flauto 1 ce l'ho staccato, il sustain, lo sforzato, il legato, legato su, flauto 2 staccato, il sustain, sforzato, legato, legato su. Questa è una special edition, quindi ha poche articolazioni, però sono quelle più utilizzate in assoluto. Quindi vuol dire che in questo caso io dovrei usare contemporaneamente questa e contemporaneamente quest'altra. Normalmente per usarle io devo prenderle da qui e trascinarle qua dentro. Questa qui è una cella di una matrice. E tecnicamente questa cella dovrei utilizzarla quando vado qui a suonare questa. Ma in questa cella le articolazioni sono due. Pertanto io devo avere la possibilità di mettere due articolazioni qua dentro. E questa cosa me la fa solo la Pro, perché nella Pro io qui ho un Advanced, qua, dove vedi questa è la mia cella e qua dentro ci sono degli slot per mettere più articolazioni. Quindi gli posso dire, guarda, il flauto 1 sustain lo trascino qua, sul primo, vedi? Flauto 1 sustain. Poi gli dico, guarda che c'è anche il flauto 2 sustain e lo metto sul secondo slot, qui. Adesso, tecnicamente, questo flauto 1 e flauto 2 suonano all'unisono qua dentro. Quindi vuol dire che se io premo play in Cubase, qua dentro, aspettate, non sentite niente, studio setup, allora gli devo dire che il sistema audio è Zoom, chiaramente non è l'SSL2. Ok, ecco, adesso si dovrebbe sentire. Sta suonando tutto lui, con tutte le note, però io gli devo dire, guarda che tu devi suonare solo qua, perché queste due stanno insieme. Ora poi questi suoni sono molto secchi, perché la Vienna, senti, è secchissima, è stata fatta in una... il campionamento è stato fatto dentro un silent stage, che è un ambiente molto asciutto, si dice, termine tecnico, è anecoico. Quindi dobbiamo aggiungere un po' di riverbero. Ora, io posso aggiungere dei riverberi esternamente, ma anche il lettore Vienna, qui è la possibilità, dove c'è reverb, di utilizzare un loro riverbero che passa per Vienna Mir oppure per un sistema algoritmico. Eccolo qua, lo vedi? Se io adesso lo rimando in play, senti il riverbero? E quindi gli dico, guarda, 2-2 è un po' tanto, scendiamo un pochettino col tempo di riverberazione, no? È per avere un po' di coda, d'accordo? Allora, questi due adesso suonano bene qui. Quindi però attenzione che quando arrivo qua si deve dividere. Cioè qui suonano tutte e due insieme, ma qui uno deve suonare la voce sopra e l'altro deve suonare la voce sotto. Ci siamo? Allora, per far questo, come faccio? Io devo creare... In questo caso mi abbasso verso, vedi? Scendendo apro qua un'altra cella di una matrice. E questa cella della matrice la seleziono e gli dico, guarda che c'è ancora il flauto 1 sustain qua e il flauto 2 sustain qua sotto. Però qui c'è voice, gli dico, guarda, adesso tolgo un attimo qui, ok.
Allora, noi abbiamo slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Questo è lo slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. E questo è il numero di voce. La voce 1 è questa nota qua. La voce 2 è quest'altra nota. Quindi quando io ho un bicordo, la nota inferiore è la voce 1, la nota superiore è la voce 2. Se ho una triade, la tonica della triade è la voce 1, la nota successiva è la voce 2, la nota più acuta è la voce 3, va bene? Quindi questo indica il numero delle voci. Tecnicamente io potrei avere fino a 8 voci, appunto. Quindi è come se potessi mettere 8 flauti, va bene? Ora, qui, lo slot 1, gli devo dire che è questo che deve suonare, la voce 1 o la voce 2? È il flauto 1, eh? Voce 1, voce 2. Il flauto 1 suona la nota più alta o la nota più bassa? Allora, non vi sento perché siete... Cosa? La? La più bassa, No, più bassa. il flauto 1 suona sempre la voce più alta, è il primo flauto, questo è il secondo flauto. Cioè il flauto 1 ha un'importanza maggiore rispetto al flauto 2. Quindi tecnicamente lo slot 1 deve suonare la voce 2, vedi, metto il pallino. Mentre il secondo slot, questo, poiché ospita il flauto 2, allora gli dico che suona la voce numero 1, va bene? Ci siamo? E attenzione che io gli dico adesso on, cioè questa cosa deve essere attiva. Quindi vuol dire che quando lui si trova qui, quindi con il playback si trova tipo qua, adesso questa parte qua me la deve dividere. Allora, vediamo se lo sta facendo questa cosa. Come faccio a capire se effettivamente sta lavorando, come dico io? Io ho un mixer. E questo è il primo slot, questo è il secondo slot. Quindi se io abbasso il primo slot, questo, io dovrei sentire quello del secondo slot, cioè il flauto 2 sostenuto. Quindi dovrei sentire re, mi, e poi questo fa fare re, do, 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 do. Va bene? Vediamo se è così. Andiamo un po' indietro. Senti che lo sta facendo? Mentre se io gli dico, guarda, facciamo al rovescio, abbassiamo quest'altro, quindi io dovrei sentire solo la voce 1, quindi io dovrei sentire sol, la, si, do, do, re, mi, mi, fa, fa, sol, ok? Vediamo se è vero. Ok? Quindi questo vuol dire che se io metto insieme su questo slot le due voci, allora qui sono a posto perché... Sento effettivamente i due flauti. Ci siamo? Ok, ora il discorso è che manca lo staccato. Lo staccato sta qui. Quindi io devo adesso... Per esempio, questo è il sustain, quindi questo sustain è tutti insieme separati, va bene? Divisi. Quando è qua lo uso per l'unisono, perché questo slot è vero che ho diviso flauto 1 e 2, però qui sulla voce c'è off, quindi non tengo conto delle differenze di voce. E quindi loro, cioè questo io lo uso per suonare la prima battuta. Mentre il secondo slot, dove sono ancora loro due, ma c'è la divisione delle voci, lo devo utilizzare qui, d'accordo? E anche qui. Adesso c'è il discorso dello staccato, qua. Quindi per lo staccato di solito io non creo un'altra linea qua sotto, ma parallelamente, perché io posso dire, guarda, questo è il sustain, questi sono gli staccati. Poi magari da un'altra parte c'ho il frullato, c'ho tutta un'altra serie. Cioè io mi muovo sulla X cambiando le articolazioni, mentre sulla Y mi muovo mettendo le combinazioni, d'accordo?
Allora io qui mi serve lo staccato che non che suonano insieme, ma lo staccato che suonano diviso. Allora per coerenza, se io qui ci dico qui suonano tutti insieme, qui suonano divisi, cioè insieme ma con la divisione delle voci, allora io seleziono questo di slot, va bene? E gli dico che cosa mi serve qui? Allora mi serve flauto 1 staccato. Ok, flauto 1 staccato lo metto sempre sullo slot 1, cioè tengo una coerenza. Sullo slot 1 sto mettendo sempre il flauto 1, sullo slot 2 sto mettendo sempre il flauto 2, perché almeno così ho una coerenza, no, nel muovermi. E qui gli dico, guarda, il flauto 2 staccato lo metti sullo slot numero 2. E devo inserire anche qui la stessa cosa. Cioè io gli devo dire, guarda, lo slot 2 suona la voce 1, lo slot 1 suona la voce 2, quest'altro li togliamo e mettiamo on, va bene? Quindi qua gli devo dire che questo lo suona il flauto 1 e questo lo suona il flauto 2. Lo facciamo, è soltanto per verifica, io adesso tolgo il flauto 2. Quindi questo significa che se io adesso ho selezionato questo, l'ho selezionato a mano, se io mi sposto qui, senti che sento solo la nota superiore, no? Mentre se attivo la voce 2, cioè il secondo slot, e abbasso il primo, se torno indietro dovrei sentire, senti, ho sentito il secondo, no? Quindi funziona questo modo. Ci siamo? Ora, l'altro problema è, benissimo, funziona. Come gli dico, suona qui lo slot A1, suona qui lo slot B1, suona qui lo slot B2, cioè la cella B2, suona qui ancora il B1? Cioè io devo automatizzare questo cambio. E lo devo automatizzare sulla base di quello che c'è scritto. Ecco qui che entra in gioco l'expression map, che in Logic si chiama articulation set. Va bene? Quindi la cosa che noi creiamo in Cubase è non uguale, ma simile a quello che si va a creare in articulation set in Logic. Va bene? Allora, questo adesso io lo piazzo qui, per comodità, va bene? Su questa traccia che abbiamo messo qui, due flauti, ci troviamo praticamente expression map, lo vedete? Questo expression map. E l'expression map è un tool che ha Cubase che permette di progettare delle articolazioni che possono essere selezionate su particolari punti della battuta. Quindi io vi posso dire da qui a qui c'è questa articolazione, da qui a qui c'è quest'altra, da qui a qui c'è un'altra ancora, va bene? È un modo per evitare di andare a cambiare manualmente l'articolazione e di automatizzare questo cambio di articolazione. Ci siamo? Quindi questo significa che io, praticamente, in expression map di default non c'è nessuna map, io devo cliccare qui e nella finestra dirgli ne devo creare una, quindi andiamo su un expression map setup. Quindi creandone una appare questa finestra. Questa finestra ci dice, guarda che questa è una mappatura, cioè è una finestra per creare una mappa delle articolazioni. Pertanto, siccome non c'è niente, prima cosa se ne aggiunge una, cliccando col pulsante qui più. Quindi clicco, ecco, mappa si chiama Untitled, io potrei fare un doppio clic e potrei mettere due flauti Vienna Special Edition SE, va bene? A questo punto vediamo di capire lo slot, questo sarà equivalente a una cella di una matrice. Quanti slot ci servono complessivamente? Il numero dipende da quanti abbiamo configurato le celle. Quindi quante ne abbiamo configurate? 3.
pertanto ci serviranno tre slot. Quindi il primo ce l'ho già creato, creo il secondo col più, creo il terzo col più, va bene? Quindi ho tre slot e sono tre impegnati qui nella matrice. Poi gli posso dare dei colori diversi, eh? Per esempio gli posso dire che questo qua, lo slot 1, è di colore blu, questo arancione e quello giallo. Poi vediamo per quale motivo facciamo questa cosa, va bene? Adesso dobbiamo chiamare il nome degli slot. Allora, lo slot 1 che cosa sarà? Sarà flauto, per esempio potrei mettere flauto A2, quindi insieme, sustain, sus, va bene? Questi flauti A2, sus, ovvero suonano contemporaneamente la stessa nota. Benissimo, e lo indico. Quest'altro invece qual è? Sono flauti 1 e 2, sus, divisi sostanzialmente, no? Quindi io gli dico, guarda, questo qui sono sempre i flauti, però 1 e 2, sus, intendendo che sono divisi. Cioè dovete trovare il modo di usare un linguaggio che poi riconoscete, ovviamente, no? Questi qua invece che cos'è? Sono sempre i flauti 1 e 2, perché sono divisi, però staccati. Quindi qua gli dico flauti 1 e 2 staccati. D'accordo? Allora, questi sono i tre slot. Poi che cosa succede? Allora, come faccio io a cambiare dall'altra parte? Nella Vienna io devo innanzitutto creare il modo di selezionare questi tre oggetti. Allora, quando ritorno in Basic, vedi che qui c'è scritto Matrix Control e c'è scritto asse delle X, asse delle Y, va bene? Quindi asse delle X consentirà il movimento orizzontale. Quindi, per esempio, passare da qua a qua. Va bene? Mentre l'asse delle X, Y, consente il movimento verticale, cioè passare da qua a qua. Quindi, siccome io devo passare da sopra a sotto e da sinistra verso destra o di nuovo verso sinistra, mi servono due movimenti, quindi sia sull'asse X che sull'asse Y. Allora, di solito, questo movimento può essere controllato attraverso un control change, attraverso un key switch, un pitch wheel, uno speed, una velocity. Allora, di solito si usa un key switch. Il key switch sono delle note, eccola qua, e alla ottava 0, che sono chiaramente fuori dall'estensione di mappatura dello strumento. Pertanto, se io premo C0, lui si muove sulla posizione 1, se premo C10-0, vedi, lui si muove sulla posizione 2, cioè sull'indice 1 e sull'indice 2 di questa matrice. Quindi io ho C0 indice 1, in questo caso è B1, C10-0 indice 2, in questo caso è B2. Poi devo trovare il modo di salire o scendere. Ed ecco che qui ancora gli dico, fammi ancora un altro key switch. Ecco che lui usa un'altra ottava per poter fare il movimento verticale. Quindi C0, cioè C1 sali su, quindi è praticamente la prima riga, C2 è la seconda riga, va bene? Cioè C10-1, scusami. Questa è la prima riga, quindi qui faccio il movimento sopra sotto, qui faccio il movimento destra sinistra. Ok? Allora, vediamo di capire come incrociare. Allora, quando io uso il sus, questo, dov'è che mi devo trovare i sus all'unisono? Mi devo trovare qui, no? Questa situazione significa che io devo premere sia C0, ma anche C1, perché mi devo trovare nella parte alta è C1, nella parte di sinistra è C0, va bene? Cioè devo suonare due note insieme per fare questo. Allora qua io gli posso dire, dove c'è scritto articolazione 1, 2, 3, 4,
creo quel comando che contemporaneamente mi farà premere queste due note. Questo comando, cliccandoci dentro, è un'articolazione custom e io qui appare qui dentro nell'elenco delle articolazioni, qui gli dico testo e gli dico cambia il nome di questa articolazione, cioè come lo vuoi chiamare questa articolazione? Allora io come lo devo chiamare? Sus a 2, va bene? Cioè suonano insieme. Ok, questa è sus a 2, vedi? Qui compare sus a 2 e qualcosa deve fare sus a 2? Deve contemporaneamente premere C0 e C1. Quindi qua sopra è il comando, cioè è quello che deve fare questo sus a 2. Quindi io devo dirgli che deve suonare delle note. Qui non ci sono, ma io ho qui la possibilità, vedi, nota on, quindi ok, la prima nota che deve suonare è C0. Poi ne aggiungo un'altra, la seconda nota che deve suonare è C1. Va bene? Ora questo C0 e C1 non è che se io lo sento, sento i suoni, è semplicemente per darmi una posizione qui in alto. Ci siamo? Allora poi che cosa devo dire? Benissimo. Flauto 1 e 2 sustain. Ok, quindi qui devo creare un'altra articolazione, sempre una custom. Allora, questo come la chiamo? Questo lo chiamo sus, però div, divisi. Noi scendiamo un attimo giù a prendere il prosciutto e a tagliarci i capelli. Va bene, ok. Fate i bravi, eh? Sì. Bene. Facciamo finire la mamma. Non la fate finire la mamma. Buon lavoro. Allora, sus divisi, eccolo qua. Quindi qui i sus divisi mi devo spostare qui sotto. Vedi che c'è un C0 e un C10 1, perché mi sono spostato sotto. Quindi le due note, allora la prima è C0 e la seconda è C10 1. Va bene? Ok. Dopodiché l'ultima, questa qua, metto sempre un'articolazione custom, questi sono staccati ma sempre divisi. E quello che deve fare qui è C10 0, C10 1. Quindi, prima nota, C10 0, seconda nota, C10 1. Ci sia C10 1. Ci siamo? Ok. Allora sembrerebbe che tutto è pronto. Quindi io adesso questa finestra la chiudo e gli dico adesso per questa traccia usa la mappa due flauti, vedi? Che mi dà le due indicazioni, vedi? Un flauti a due sus, flauti 1 e 2 sus, flauti 1 e 2 staccati. Ok? Adesso vediamo come si vanno a utilizzare queste articolazioni. Allora io faccio un doppio clic, entro qua nell'editor e io posso vedere nell'editor, qui invece che la velocity, posso vedere le articolazioni. Vedi che nelle articolazioni, lo vedete? Io ho sustain a 2 insieme, sustain divisi, staccati divisi, va bene? E adesso gli posso dire, guarda che noi andiamo a vedere invece che il colore del canale MIDI, perché abbiamo capito che questa è voce 1 e questa è voce 2, ma fammi vedere il colore del sound slot. Il sound slot, qui, vedi che c'è la mappa, è quello che mi fa vedere il colore delle note sulla base dell'articolazione. Siccome io non ho scelto nessuna articolazione, in questo momento lui mi fa vedere sempre il colore della prima articolazione, l'articolazione più in alto. Però questo non vuol dire che questo suonerà effettivamente questa articolazione. Questo suonerà l'articolazione che è settata qui. Quindi vuol dire che in questo momento questo suona, vedi, adesso si è spostato di qua e lui di default si sposta sull'articolazione più alta, il sus. Va bene? Ora io gli devo dire fisicamente, guarda che queste tre note qui, vedi, queste tre note qua,
effettivamente devono essere suonate con quale articolazione? Sul SA2. Quindi lo posso, per esempio, anche selezionare da qui, oppure posso prendere la matita, andare qua e dirgli guarda che è su SA2. Vedi, se io clicco, lui mi mette su SA2, su SA2, su SA2, va bene? Cioè mi marca queste tre note in questo modo. Allora, quest'altra invece, queste qui, le stiamo guardando qua, vedi? Lui mi dice su SA2, su SA2, su SA2. Queste invece sono il sus divisi. Giusto? Allora io per esempio qua seleziono queste e gli dico guarda, invece di mettere la matita qua posso anche farlo da qua. Sus divisi. Vedi? E il colore è diverso. Lo vedi che è un colore marrone? Perché, torno a ripetere, noi abbiamo detto questo è celeste e questo è marroncino, arancione, quello che volete voi, no? Colore arancione. Ci siamo? E lui me lo dice, su, adesso poi vediamo come togliere queste scritte qua sotto, nella partitura. Poi, queste qui sono tutti staccati. E sono questi. Quindi io qua dentro gli devo dire, guarda, sono gli staccati divisi. E diventano di colore giallo, lo vedi? E quest'altri due invece sono sustain divisi. Quindi gli dico, guarda che sono i sustain divisi. Va bene? Quindi lo vediamo? Che tecnicamente con i colori io riesco a distinguere anche le varie articolazioni. Va bene? Vediamo se funziona. E tecnicamente quando io premo play, io dovrei vedere, lo metto qui, dovrei vedere questo cambio di articolazione nel momento in cui passo da qui, passo qui e passo qui. Vediamo se è vero. Funziona? Funziona bene. E adesso l'unica cosa è che qui tutte queste scritte sus non so belle da vedere. Allora le posso nascondere. Come? In cui queste cose si nascondono andando nel menu score, selezionando setting, qui nella finestra che appare, aspettate un secondo, e io in project, vedi, ho una serie di impostazioni qua, per cui c'è una cosa che si chiama miscellaneous. Quindi qui c'è Hide Expression Map Symbol all'interno dello score. Per cui se io attivo lo spunta qua e premo applica, vedi, è sparito. Quindi in questo modo io tolgo la visualizzazione nello score dei simboli e però mi mantengo la divisione dentro. Allora qui mi trovo in una situazione che è il massimo, ovvero io sto facendo una scrittura in cui le note sono scritte sulle due voci o i due strumenti fisicamente parlando e mi ritrovo in una scrittura molto compatibile col sistema notazionale, perché ripeto sempre che da qui devo fare il music XML poi per andare a finire in Sibelius o in Dorico, no? Quindi ottima situazione, ottima. Questo è un modo molto elegante ovviamente di scrivere, che porta dei vantaggi nel proseguimento di tutto il lavoro di produzione, perché tutto il lavoro di produzione mio è pre-produzione, compongo, programmo, associo i suoni, e poi c'ho il lavoro di post-produzione,
che è mix, ed è anche scoring, perché magari questo qui ho due flautisti fisicamente che devono suonarla sta parte, invece di usare una libreria virtuale, no? E quindi chiaramente se devo dare ai due flautisti questa parte, io devo stampare la parte del flauto 1, devo stampare la parte del flauto 2, e poi se questa cosa sta insieme ad altri strumenti, ci deve essere un direttore che in qualche modo dirige e che deve vedere invece lui in partitura i due strumenti insieme. D'accordo? Domande? Volevi dire qualcosa, Elisa? No, in realtà no, è tutto abbastanza chiaro. Ok.